One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Vi faccio un piccolo sommario di cosa parleremo oggi. Di un film introspettivo, con un cast ristretto ma di grandissima qualità, e di una storia ispirata a un libro di successo della seconda metà degli anni Ottanta di Taichi Yamada, che ha già avuto una trasposizione cinematografica. Il film si intitola Estranei. Ci troviamo a Londra, in un elegante condominio quasi disabitato nella zona nord della città. Qui vive Adam, uno sceneggiatore in crisi creativa, il cui disagio professionale si riflette sulla vita personale. L'uomo sta vivendo un momento di profonda riflessione che spera potersi risolvere presto, quando una sera sente bussare alla porta di casa. Sull'uscio trova Harry, un ragazzo che si è trasferito da poco nel condominio e che si sta annoiando tantissimo. Ma Adam, un po' per timidezza, un po' per il profondo disagio che lo attraversa, non è disposto a trascorrere la serata con lui e quasi gli sbatte la porta in faccia. Allo scopo di capire le ragioni profonde del suo disagio, decide di tornare nella casa paterna. I suoi genitori sono infatti venuti a mancare quando lui era poco più che dodicenne, dopo un brutto incidente. Ma incredibilmente, in quella vecchia casa, il ragazzo trova i fantasmi dei due genitori, le cui fattezze fisiche sono rimaste tali e quali a quando erano giovani. Adam trova il coraggio di fare coming out e spiegare ai genitori di essere sempre stato gay. Le reazioni dei genitori sono diverse. La madre è sconvolta, mentre il padre confessa di averlo sempre saputo e di aver accuratamente evitato di alleviare le sue pene quando da ragazzino veniva preso di mira dai bulli della scuola. In qualche modo la situazione personale di questo ragazzo sembra mettersi un po' in quadro e con il tempo Adam imbastisce una relazione con il nuovo vicino di casa, ragazzo dal carattere piuttosto esuberante, con il quale sembra condividere una sorta di dolce isolamento dalla realtà circostante. Sarà felicissima di vederti. Indovina un po' chi ho trovato nel parco? È lui. Oh sì, ovvio che è lui. Guarda gli occhi. Sì, sei tu. Ciao. Ciao. Non startene lì, vieni in casa. Il carattere forte di Harry consente ad Adam, in verità molto introverso, di trovare la forza per affrontare i suoi drammi e i suoi fantasmi. A un tratto il racconto del film vive su due piani diversi, due diverse dimensioni, una fisica e l'altra metafisica, che consentiranno ad Adam di riannodare i fili di un'esistenza spezzata. È un film difficile da raccontare, ma molto bello e intenso da vivere. Parla di profonde insicurezze e viene magistralmente interpretato da Andrew Scott, attore conosciuto grazie a un ruolo di una serie televisiva in Sherlock, in Fleabag, era il sacerdote, e in quello più recente della serie televisiva Ripley. Perfettamente calato nella parte l'altro attore, Paul Mescal, che può approfittare di una fisicità e di una esuberanza che restituisce pienamente il carattere del personaggio messo in scena. A completare il quadro ci sono Jamie Bell, conosciuto grazie all'iconico ruolo di Billy Elliot, e Claire Foy, che è stata la giovane regina Elisabetta nella serie televisiva The Crown, tutti diretti dal britannico Andrew High, che si è occupato anche della sceneggiatura. Estranei è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 5 su 5. Popcorn 5 su 5. Lo consiglio perché è la storia ben raccontata di un uomo che si guarda dall'esterno e che si sente estraneo alla sua stessa vita. Buona visione. Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.